Ora invece Mario Zamma, Pippo, che lei conosce bene perché avete lavorato anni e anni al Bagaglino, Mario Zamma con il suo spettacolo Sbussolati in giro per l'Italia racconta il suo spettacolo brevemente ad applausi questa notte. Mario Zamma. Perché io non avevo capito cosa stava succedendo a me. E poi lei ha capito che non avevo capito cosa stava succedendo. E come facevo a capire cosa stava succedendo a lei? Se io non avevo capito cosa stava succedendo a lei, a me, a noi, a voi, a tutti. Se io incontro tanti svalvolati, tanti disorientati, tanti sbussolati come me, e ognuno di loro porta la propria storia. E naturalmente questi sbussolati sono io a rappresentarli. C'è un vecchio signore che si rappresenta dicendo che oramai c'è un disorientamento anche da un punto di vista di sbussolamento politico. Oggi la destra e la sinistra non hanno più un'indicazione, c'è un centro, forse solo un centro commerciale, e quindi si discute anche, si cerca di ragionare su una logica di politica, sempre con il divertimento e la giusta attenzione verso quello che accade fuori. Vai a lavorare il 70% non ce lo lascia loro, se lo succano. Tu dici però almeno funzionasse qualche cosa, almeno ci stanno i servizi, ma dove? Che l'unica cosa che funziona in Italia è il modus operandi di come ogni mese si sugano gli stipendi per pagare le pubbliche amministrazioni. C'è un vecchio, per esempio, che addirittura viene solo a mangiare, che è un sardo, che prima a sentire loro, perché sono sbussolati, quindi non sappiamo se loro dicono la verità oppure no, ma noi gli vogliamo credere. È un vecchio imprenditore che lui aveva tante cose in Sardegna, aveva addirittura un caseificio con 30.000 pecore, a sentire lui adesso addirittura vive sotto i ponti e viene a rappresentare la sua tristezza. Uno spettacolo comunque che vede tanti momenti anche di grande divertimento, si parla di sociale, perché vedremo anche dei momenti di tec 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 tec, questa bellissima teca di Rai 1, dove vengono rappresentati tanti comici del passato, che naturalmente sono sempre io. Ci sono dei momenti per esempio divertenti del Costanzo Show, perché questo personaggio per esempio ama vedere anche il Costanzo Show. Costanzo che potrei divertire in questo momento simpaticamente. Ma naturalmente è uno spettacolo che tratta di sociale, di cose intelligenti e divertenti, ma si ride, se no due palle, diciamo la verità come dico sempre io, quindi Zamma è davvero forte al Teatro degli Audaci, non solo fino al 22, ma poi andrà in giro per l'Italia, quindi uno spettacolo che vede tanti temi sociali che vanno affrontati con il divertimento, la lente di ingrandimento di un giullare come me che ha voglia di divertirsi e di far divertire. Quindi vi aspetto numerosi. Ciao, grazie. Natalia ha visto lo spettacolo. Sì, no, è esilarante. Mario è troppo bravo. E poi canta benissimo, ha una voce incredibile. Bravo Mario. Voglio far entrare Mario Zamma, un attore eclettico, cabarettista, umorista, che è a teatro adesso con una commedia brillante che si intitola Sbussolati fino al 22 ottobre. Mario Zamma. Buongiorno. Ciao Mario. Ciao. Come stai? Bene, ben trovata. Dei grandi successi del Bagaglino. Allora ti vedremo in teatro. Sì, in teatro in questo bellissimo spettacolo scritto da me, quindi mi vede anche in veste di autore con Roberto D'Alessandro, scritto a quattro mani. Sbussolato è uno spaccato di vita della nostra società, quindi rientra perfettamente in nel tutto tuo... quello di cui abbiamo parlato. Io ho seguito con attenzione in queste tematiche purtroppo molto forti. Noi tocchiamo tante tematiche del sociale perché siamo tutti un po' sbussolati, perché siamo disorientati, svalvolati, bruciati alcuni, e quindi io vorrei mettere una lente di ingrandimento su questa società che si sta abbruttendo sempre di più, ovviamente con ironia, laddove è possibile, perché è giusto, quando un comico che deve sbeffeggiare la società in cui viviamo lo deve fare con ironia, sarcasticamente a volte quando serve, con intelligenza e irriverenza nei confronti anche di qualcuno che magari non sta facendo bene e il proprio lavoro. E anche con un po' di riflessione, no? Assolutamente, è uno spettacolo che tocca temi sociali ma si ride anche tanto, ci sono degli spaccati di televisione dove io farò dei momenti di tec 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 tec, dove rivedremo dei comici del passato, ci saranno dei momenti del Maurizio Costanzo Show. Buonasera, buongiorno cari amici e benvenuti a Sbussolati, questo spettacolo, grazie. Lo fai proprio uguale.
Allora, diamo l'appuntamento Sbussolati fino al 22 ottobre, dove? Al teatro? Siamo al Teatro degli Audaci, un teatrino che tanta fortuna ci sta portando, quindi grazie agli amici di Roma e tutti quelli che arrivano da tutta Italia. Vi aspetto. Mario Zamma. Grazie. Grazie. Grazie Mario, veniamo a vederti. Ti aspetto. Grazie a tutti quanti i nostri ospiti per essere stati con noi. Noi ci vediamo domani con Storie Italiane. Adesso diamo la linea ad Elisa Esuardi con Buona Sapersi. Grande Mario. Grazie. Naturalmente tra le maschere in scena in questi giorni a Roma con Mario Zamma, intanto vediamo, abbiamo anche un contributo perché questo va visto, la pasta fagioli proprio quella. Vediamo? Qua il Teatro degli Audaci a mangiarmi una cosina, anche se il dottore mi ha detto che devo mangiare poco, devo stare leggero. Io mangio carottiera, più leggero che così, comunque buona sapersi, sbussolatamente. Qui al Teatro degli Audaci fino a domenica 22 alle 18, ultimo spettacolo. Mario Zamma vi saluta, ciao, un bacio a tutti in studio. Grazie Mario, allora in bocca al lupo, si dice anche altro per il teatro, però va bene così. E voi sapete che io amo i libri, il cinema, il teatro, i musical, e allora Mario Zamma con uno spettacolo scoppiettante, divertentissimo che è... Sbussolati, alla napoletana come dici tu, sbussolati. Sbussolati. È lo sbussolamento della società di oggi, il disorientamento, tutti che stanno fulminati, bruciati. Io ho messo una lente di ingrandimento su questa società cercando di divertire. E vedi, pure con l'occhiale che esatto. Ci sta. Come ti senti così abbracciato a me? Guarda, stai una Paola. Non male. Stai una Paola. Mi aiuti a dire che ci vediamo domani? Naturalmente ci vediamo domani. Vediamo con me, ci vediamo domani, con lui vedete a teatro. In grazie. Giro per l'Italia, cercate Nicola Canonico che mi produce. Col cuore. Col cuore. Col cuore.